Il Brescia Calcio Femminile non fallisce l'appuntamento nel testa coda contro il San Paolo Modena e una settimana dopo il pareggio a reti bianche casalingo contro il Venezia ritrova i gol e i tre punti. A Modena è 4-0 per le leonesse. Grazie ad un ottimo approccio e le reti di Braida e Pasquali, le bianco-blu indirizzano subito la gara, salvo poi adattarsi troppo al ritmo blando imposto dalle padrone di casa e complice anche il campo pesante per la fitta pioggia, non arrivano altre reti fino a metà ripresa, quando ancora Braida e Capelloni chiudono definitivamente la contesa. Da registrare un rigore fallito per parte, Farina nel secondo tempo coglie il palo e Geranio calcia fuori a pochi secondi dal fischio finale. Mister Simone Bragantini propone qualche cambio nell'undici iniziale rispetto a 7 giorni fa. In difesa Beluzzi e Verzeletti coprono i fianchi di Locatelli davanti a Meleddu in porta e Pasquali in avanti concede un turno di riposo a Capelloni. Con lei in avanti Farina e Braida. In mezzo Viscardi, Ghisi, Previtali e Massussi. Arbitra il signor Gianluca Martino di Firenze. Come detto, l'avvio delle leonesse è prepotente e al quinto minuto arriva subito il vantaggio. Cross basso dalla destra di Viscardi e Braida appostata a centro area non deve far altro che appoggiare in porta. Passano 4 minuti e al nono è già 0-2. Pasquali dalla distanza trova l'angolino dove Montorsi non può arrivare. Progressivamente però l'azione del Brescia si affievolisce e non si registrano palle gol fino al 37esimo, quando Massussi affonda sulla sinistra e mette un pallone in mezzo sul quale si avventa Ghisi, che però non trova lo specchio della porta. Al 39esimo ci prova Previtali da calcio di punizione con il pallone che sfiora la traversa. La ripresa si apre con il calcio di rigore per il Brescia per l'atterramento di Previtali. All'ottavo minuto si presenta Farina dal dischetto, ma angola troppo alla conclusione che si infrange sul palo. Al 16esimo ecco il 3-0 che chiude i conti, cavalcata solitaria di Braida che entra in area e fulmina il portiere modenese con un rasoterra preciso. Al 19esimo occasione per la neoentrata Capelloni sul cross di Braida, ma il suo tiro al volo finisce alto. Al 27esimo, sempre sull'asse Capelloni-Braida, ma a parti invertite, arriva un'altra occasione per il Brescia, ma Montorsi è attenta. Al 29esimo, Pedemonti trova con un bel cross la testa di Pasquali, ma la sua incornata è centrale. Nel finale, al 41esimo, Algisi, appena entrata al posto di Braida, va al tiro, ma senza fortuna. Fioccano le occasioni per il Brescia, al 43esimo, Bocchi ha il pallone del 4-0, ma la sua conclusione finisce addosso al portiere avversario. Un minuto dopo è Capelloni a rendersi pericolosa direttamente sul calcio piazzato, ma il suo destro a giro fa la barba al palo. Nel recupero, al 46esimo, tocca a Viscardi andare vicino al gol, ma la sua bomba dalla distanza è troppo centrale. Al 48esimo però arriva il meritato 4-0, pallone al bacio di Viscardi sul secondo palo per Capelloni che di destro appoggia sul primo palo. Pochi secondi prima del triplice fischio il San Paolo avrebbe il pallone per il gol della bandiera su calcio di rigore concesso per fallo di Magri, dal dischetto va Geranio che calcia a lato. Finisce così 4-0 per il Brescia, una gara controllata fin dalle prime battute dalle ragazze di Mister Bragantini che ritrovano i 3 punti e si presentano così in seconda posizione al big match di domenica prossima al Comunale di Palazzolo per il derby contro il Cortefranca.